Il basket, la terza scivola, è proprio il caso di dirlo, sul rettangolo di gioco amico contro il fanalino di coda Monopoli. Alla Michelangelo di Via Moneta è terminata 51 a 63 al termine di una gara brutta, nervosa e giocata dai ragazzi di Ferrara con percentuali realizzative spaventose. Nella terza giornata di ritorno di promozione maschile, la terza non ce l'ha fatta a bissare il successo dell'andata, eppure la partenza non era stata niente male. 6 a 0 il primo break con i biancorossi di coach Carapacchi in bianco per oltre 4 minuti di gioco. Poi il loro ritorno sontuoso grazie alla regia di Moschettini e alla mano ancora calda di Zurlo. Entrambi hanno contribuito a chiudere avanti il primo quarto per 10-13 e avanti anche il secondo, pessimo per il La Terza, con il punteggio di 23 a 34. Al rientro in campo si è visto un altro La Terza. Ferrara lascia in panca i lunghi Picaro e Clemente e premia Marinotti in un quintetto sprint con difesa uomo e pressing a tutto campo. Il La Terza alza la china e completa una rimonta insperata fino a piombare sul 40-42, risultato di fine terzo quarto. Nell'ultimo periodo l'elastico tra le due squadre emoziona il pubblico presente, fino alla tripla indovinata da Mastronardi che vale il meno 3. Il La Terza sente la vittoria tra le mani, ruba palla e lancia Picaro sotto canestro. Il roccioso numero 10 in maglia gialla però scivola rovinosamente e la beffa è servita. Beffa perché il danno era arrivato qualche istante prima con Clemente, KO sulla stessa maledetta porzione di campo. La partita la chiude di bello dai liberi, poi La Terza smette di giocare e va a fallo sistematico. Finisce 51 a 63. La vendetta è servita. Adesso il La Terza è davvero nei guai. Mattia Rotoli, La Terza non è riuscito a bissare il successo dell'andata. Sì, abbiamo gettato il big match giusto per la salvezza, dato che all'andata avevamo vinto e niente. Sta da domenica prossima da incominciare a lavorare da capo. Dopo una buona partenza, cosa non ha funzionato questa sera? Ci sono mancati i canestri, come è il giusto di questo sport, e abbiamo perso la partita. Un po' il nervosismo, del resto è quello che avete visto. È stata una partita molto combattuta, una bella partita, finalmente siamo riusciti a disputare una partita in grado di essere chiamata con tale nome. Chiaramente è maturata in un contesto in cui, diciamo, i due punti servivano a tutti, però, diciamo, sinceramente sono contento della reazione che ha avuto la mia squadra. Parliamo di reazione perché la partenza non era stata delle migliori, addirittura 3 minuti senza segnare. Sì, noi abbiamo questo problema quest'anno. Sostanzialmente siamo la stessa squadra dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo agganciato il quarto posto dei playoff, l'abbiamo perso poi per differenza canestri col Putignano. Quest'anno non riusciamo proprio a entrare in partita e i primi minuti di oggi ne sono la dimostrazione pratica. Coach Ferrara non ha voluto rilasciare dichiarazioni, è andato via scuro in volto. Effettivamente l'amarezza è tanta ed è tangibile nello spogliatoio laertino. Beh, in effetti sì, la sconfitta di questa sera brucia parecchio e i ragazzi sono molto rammaricati, ci hanno messo tutto quello che potevano metterci in campo, non ce l'abbiamo fatta. I progressi c'erano stati, oggi c'è una battuta d'arresto, speriamo nella prossima già di rifarci e di proseguire il campionato raggiungendo il nostro obiettivo minimo.